al battesimo questa tratta che parte da lontano, da Torino Porta Nuova, e arriva a Reggio Calabria, l'alta velocità. Certo, non un tratto di alta velocità, ma un treno di alta velocità. Questo per quanto riguarda la Campania, è comunque un indicativo, è comunque un qualcosa di positivo per il trasporto su strada ferrata. Sindaco, lei cosa ne pensa di questa novità? Ma ottima novità, ma ci aspettiamo la sosta a Battipaglia. Salerno non ha lo spazio che a Battipaglia, anche le frecce vengono a dormire sui nostri binari, hanno fatto i lavori per l'alta velocità, ci aspettiamo, essendo l'apertura della Piana del Sele, tra poco apriremo anche il nostro parcheggio sotterraneo, sono 400 posti di lavoro, c'è un terminal bus, non capiamo perché quell'alta velocità non si ferma sul nostro territorio, quindi speriamo sia Itala o Freccia, siamo a buon punto di trattativa, ma ormai è una questione di poco, quindi sollecitiamo le dirigenze e la politica, quella che normalmente deve garantire questi servizi, di darci una mano. Distretti turistici, nell'ambito di questa iniziativa, qual è il vantaggio? La questione infrastrutturale è centrale per lo sviluppo del turismo. Il tratto da Salerno che raggiunge Pestum è probabilmente l'area strategica su cui poter puntare per l'implementazione di tutta la filiera. Quindi riteniamo essenziale che sia l'alta velocità che appunto l'aeroporto che tutti quanti aspettiamo che arrivi facciano sì che il progetto del master plan possa arrivare a compimento in queste aree che sono naturalmente votate allo sviluppo turistico, quindi un grande progetto di riqualificazione, una grande scommessa per un territorio che va da Pontecagnano, Battipaglia, Eboli fino a Pestum, insomma, che può dare davvero tanto per quanto riguarda quella che è la potenzialità sia dell'aeroporto che dell'alta velocità di generare milioni di turisti in termini di flussi per una regione come la Campania che scommette su se stessa, scommette sulla filiera turistica, è probabilmente una delle regioni più importanti e più belle del mondo. Questo è il battesimo dell'alta velocità sulla tratta Torino-Porta Nuova Reggio Calabria, questo è il tratto completo, siamo nella provincia di Salerno e siamo anche in una città turistica, prevalentemente turistica. Questo è un beneficio per le città turistiche, ma anche un servizio che voi offrite in più, in aggiunta rispetto a quello che c'è. Sì, siamo molto contenti di questo nuovo inizio oggi. Un treno alta velocità che collega il nord con il sud, interessando il Cilento, arrivando fino a Reggio Calabria, con un treno comodo, moderno e con tutti i comfort che servono per fare un viaggio di questo genere. C'è la speranza in futuro di avere una tratta migliore? Questo non dipende da voi, ma naturalmente da chi gestisce la rete ferroviaria. Noi auspichiamo ovviamente che vengano rinnovate e velocizzate tutte le tratte, laddove questo sarà fatto noi saremo pronti a coglierne i benefici a tutto vantaggio dei viaggiatori ovviamente. Sul treno quante persone ci sono più o meno? Oggi su questo treno ci sono più di 200 persone, siamo molto soddisfatti, è stata una bellissima risposta e sta andando tutto bene. Da dove vieni? Sto scendendo da Milano, in cui sono stata tutto il periodo della quarantena, in realtà già da prima, e quindi non appena è stato inserito online questo treno che portava direttamente in Cilento, ne ho approfittato per tornare a casa. Quali sono gli aspetti positivi che ha rilevato? Per noi che abitiamo nel Cilento è sicuramente positivo il fatto di non dover cambiare treno a Napoli o a Salerno, quindi c'è una grossa questione relativa alla comodità. Quali sono le maggiori informazioni che le hanno chiesto? Maggiormente sulla mascherina, quanto tempo dovranno tenerla e per quanto tempo, e noi li rassicuriamo, però per il momento va portata, e poi ovviamente se il treno è sanificato, ma si vede, e poi anche quello che concerne il servizio di bordo, nel senso adesso abbiamo ripreso i servizi dal 10 giugno, però comunque non sono a pieno. Tante cose non sono state ancora riprese, ma semplicemente per una questione di emergenza, ecco. Quindi
Man mano verrà ripreso anche il servizio in club, verrà ripresa che so il carico dei giornali, queste cose qua che man mano verranno poi riprese, e quindi loro si troveranno a viaggiare in un Italo praticamente proprio quello nostro, abituati a come viaggiamo noi praticamente. So che è un giudizio da parte sua scontato, da 1 a 10 questo primo viaggio come lo valuta? Io sono felicissima, no ma non è scontato, io sono proprio molto fiera e molto felice di aver effettuato questo primo viaggio verso Reggio, perché è una cosa che aspettavamo da tanto. Poi io sono fiera di essere del sud, quindi sono dov'è? Napoli, però sono molto molto felice anche specialmente per i miei colleghi calabresi che aspettavano questo viaggio da una vita, calabresi e giù, quindi di tutto il sud, questo viaggio è per tutti i miei colleghi del sud. Lei è partito da dove per arrivare dove? Perché poi la ritroviamo in questo treno che è al battesimo questa giornata? Allora, io sono partito da Sapri per arrivare a Milano. Il perché è semplice, perché da Lago Negro è comodissimo raggiungere Sapri e poi raggiungere Milano. Prima cosa doveva fare per arrivare a Lago Negro? Prima dovevo prendere un pullman che mi portava o a Salerno o a Napoli per poi prendere il treno per raggiungere Milano. Quindi di estrema comodità questo treno? Per me sì, è una salvezza. E finalmente si ha un collegamento ottimo. Con molta soddisfazione, anche se io in passato ho già viaggiato con Italo, ma mai diciamo la tratta quella che sto facendo oggi. Quindi è un qualche cosa di importante per tutto il meridione, non solo per la provincia di Salerno. È la prima volta di questo treno, sì. Di questo collegamento tra il nord e il sud, sì. Italia. Lei, credo che sia scontata la domanda, l'ha preferito perché? Perché per la comodità, perché è una linea diretta e non bisogna cambiare a Salerno, quindi è comodissimo. Ottima soluzione soprattutto per noi che abitiamo nel Cilento e ci permette di viaggiare proprio un treno diretto, perché prima dovevamo cambiare, c'era il cambio tra i treni, adesso con questo si viaggia comodi, tranquilli, insomma è un'ottima soluzione. Lei sta tornando dove? Sto rientrando a Parma, per lavoro lì. Adesso con questo treno c'è la comodità, si può prenotare, scenderò a Reggio Emilia che poi è vicino. Quindi... Parma due passi. Sì, Parma è vicinissima, quindi ottimo. Un'ottima idea, il fatto di poter valorizzare questa stazione credo che sia una bella esperienza. Io sono di Acciaroli ma lavoro a Roma, faccio avanti e indietro tutti i fine settimana.